Signori cittadini, elettori, amici di Ortanova, buonasera e benvenuti al nostro penultimo comizio. Che ci vede impegnati in questa campagna elettorale. Questa sera sono onorato di essere circondato da persone, da grandi persone che hanno rappresentato e rappresentano, hanno scritto una pagina di storia politica del nostro territorio. Parlo del dottor Antonio Giannatempo, già sindaco di Cerignola e presidente sia quando la SIA era una società fiore all'occhiello del nostro territorio, la responsabile dei 5 reali siti dell'UDC, Rosangela Giannatempo, l'amica dottoressa Rosangela Giannatempo. Ancora, l'onorevole Angelo Cera, rappresentante pietra miliare dell'UDC di Capitanata e non solo, e Napoleone Cera, consigliere regionale attualmente in carica presso Consiglio regionale della Regione Puglia. Io concluderò oggi questo comizio. Passo subito la parola all'amico Antonio Giannatempo, all'amico Napoleone Cera, che è un giovane consigliere regionale. Abbiamo puntato sui giovani, forse il fattor comune di questa coalizione è proprio quella di puntare sui giovani, che sono e rappresentano la vittoria in ogni campagna elettorale. I giovani vincono, dove ci sono i giovani non c'è fallimento. E allora, caro Napoleone, a te la parola. Cari amici, allora buonasera, grazie. Innanzitutto sono veramente onorato di stare qui questa sera in mezzo a voi. È il caso di dire, l'abbiamo sempre detto, in ogni elezione amministrativa, parlamentare, europea, abbiamo sempre detto che c'è bisogno di rinnovamento. Ebbene, a Ortanova quest'anno potete rinnovarvi perché c'è una persona, non è solo giovane, ma è un ragazzo in gamba, con idee, con progettualità, con il quale scommetto che possiamo davvero lavorare bene per il futuro di questa città, perché questa è una città davvero importante, non solo perché si trova all'interno di una comunità più allargata dei 5 reali siti, ma perché davvero Ortanova può costituire una di quelle città maggiormente attrattive per questa provincia, non solo dal punto di vista ambientale ma soprattutto dal punto di vista economico, perché voi siete una città che è in grado di attrarre investimento anche dall'esterno. E io mi sono detto, quando sono venuto qui, con un giovane così, con un ragazzo così in gamba, con un sindaco che può essere giovane, si può fare davvero, si può lavorare davvero bene in sintonia con la Regione Puglia. Guardate, io sono tra i più giovani consiglieri della Regione Puglia e sono anche capogruppo dell'UDC in Consiglio regionale, e mi fregio di rappresentare un gruppo che, seppur piccolo, rappresenta quei valori veri, moderati, cattolici, popolari, che purtroppo in questo momento nella politica mancano. E quindi la scelta che l'UDC ha fatto a Ortanova di andare a braccetto con Nicola, perché io lo chiamo per nome, perché non posso chiamarlo Di Stasio, perché lo dobbiamo chiamare per nome, è una scelta di coerenza, una scelta di campo, una scelta che dobbiamo cogliere al volo, perché ragazzi in gamba, l'ho detto prima, che hanno testa e che hanno già la visione del futuro di questa città,
bisogna soltanto prenderli e accompagnarli al traguardo, perché guardate, voi a pochi giorni dalle elezioni amministrative avete da fare una scelta. Dovete decidere se questa città vuole continuare a essere quella che è, oppure deve essere la città che può allargarsi all'esterno, che può essere attrattiva all'esterno, che può attrarre investimenti dall'esterno, che può collaborare con le grandi istituzioni che hanno i fondi comunitari, che mettono a disposizione tanti soldi per questo territorio di Puglia. Ecco Nicola, io sono sicuro si potrà fare questo lavoro. Il 26 è un traguardo importante per questa città, non lo dovete buttare alle ortiche. E io vi invito a girare casa per casa. Guardate, sì, è bella la politica, ormai si utilizzano i social per fare politica. Ci siamo adeguati anche noi a fare questo tipo di politica. Ci facciamo i selfie, mandiamo i tweet, facciamo i post su Facebook. Ebbene, la politica non è quella. La politica che noi facciamo, che utilizziamo anche a quella dei social, è la politica del contatto con le persone. Vogliamo sapere le persone come vivono il proprio territorio, quali sono i problemi che attanagliano le persone e cercare di trovare una soluzione ai problemi che vivono le persone. È quella che è la politica che a noi piace, è quella la politica che noi dobbiamo rappresentare anche in questo comune, perché io sono sicuro che Nicola può rappresentare non il sindaco per la maggioranza o per gli uffici del comune. Non deve essere il sindaco per pochi, ma deve essere, e sono convinto che lo farà, deve essere il sindaco di tutti. E sono convinto che questo traguardo può essere raggiunto il 26, non sarà il 26, attenderemo, faremo un altro turno, Nicola. E ancora, ci piacerà ancora ritornare in battaglia, perché dobbiamo convincere veramente la città di Ortanova che rinnovarsi si può. Guardate, io non dico che dobbiamo rinnovarsi per forza facendo fuori la vecchia politica, assolutamente no. Noi dobbiamo essere però in grado di conservare le tradizioni, di sentire davvero qual è stata la storia, da dove nascono i problemi, e quindi noi ci dobbiamo anche confrontare con le persone che sono anche più grandi di noi, non le dobbiamo accantonare, ci va bene anche quello, le dobbiamo valorizzare, Nicola, così come dobbiamo essere in grado, io qui vedo tante donne, di amministrare anche con la dolcezza e con la sensibilità che le donne portano anche all'interno di un'amministrazione comunale. Se facciamo questo, Nicola, io sono convinto, tu rimarrai negli annali della storia di questa città, perché questa città merita molto. E ve lo dico da chi viene da fuori, che vede Ortanova, io la frequento molto Ortanova, sono molto spesso con anche Rosangela, Rita, con tutti, vengo qui, frequento con Nicola. Ragazzi, voi avete un peso enorme, dovete far capire alle persone che veramente Ortanova merita di più e merita di crescere in un contesto generale di una provincia che, se appiattita, Ortanova può fare davvero la padrona di un contenitore più ampio. Ho letto, sono stato informato, la questione dei rifiuti che vi ha attanagliato per 5 anni, ma non è possibile che una questione come rifiuti, quando ci sono altre comunità anche più piccole che lo hanno risolto già da parecchio tempo. Voi dovete anche essere in grado di fare questo tipo di politica. Se da 5 anni parlate della questione rifiuti e parlate di problemi storici di questa città, significa che non li avete mai affrontati. E allora dovete rinnovarvi anche per questo.
E vado alla conclusione per lasciare spazio agli altri. Il 26 si voterà anche per le elezioni europee. Guardate, questa elezione europea è un'elezione molto importante. Perché? Perché c'è una guerra in atto tra chi considera l'Europa un pericolo e chi considera l'Europa una cosa positiva, ma da modificare affinché tutto il sistema Italia possa concorrere all'interno del sistema Europa a crescere, a far crescere l'economia. Oggi siamo arrivati all'assurdo, non facciamo più un consiglio dei ministri perché i due vice premier non si parlano nemmeno più al telefono e quindi rimandiamo i consigli dei ministri. Siamo arrivati all'assurdo che abbiamo la necessità di dimostrare alla gente che io sono cattolico, cristiano, magari facendo vedere il rosario, nominando santi. Ragazzi, ma questa non è la politica. E per questo io vi invito a considerare la politica come una cosa seria. Così come sono convinto che Nicola, così come lo dimostrerà, per lui la politica sarà una missione. Una missione! E questo è il senso di fare politica. Allora io vi invito a votare coscientemente e con certezza, con mano ferma, a Nicola Di Stasio, a votare le liste che compongono la coalizione di Nicola, perché sono tutte belle, giovani, donne, sono veramente, io li ho conosciuti un po' stasera, siete veramente belli, siete davvero belli, delle belle persone. Così come mi invito il 26 a votare per chi ancora dimostra di avere dei valori. Guardate, è importante, e lo dico soprattutto ai giovani, i valori o si hanno o non si hanno. I valori non possono essere mostrati solo in campagna elettorale. E questo lo dovete mettere anche voi sulla bilancia. Dovete avere ancora la facoltà di dimostrare che un'Italia che pensa con la testa c'è. E Ortanova farà la sua figura. Grazie, viva Ortanova, viva Nicola, viva tutti voi. Mamma. Intanto buonasera a tutti. Caro Angelo, credo che questo palco questa sera parli a chiaro, parlano i giovani, forse è arrivato il momento che facciamo un passo indietro e diamo la possibilità a questi giovani che non rappresentano il presente, ma soprattutto hanno prospettive future. Io ho accanto a me questo candidato sindaco, che scopro che ha la barba e che però a me ha fatto barba e capelli, perché mentre io ho impegnato un anno a convincere mia sorella a non candidarsi per una serie di problemi anche familiari, perché sapete che svolge il doppio ruolo di madre e di padre, da quando è mancato l'indimenticabile Diego. Lui invece è riuscito a convincerla, e non posso nascondervi, io sono una persona navigata nella politica, ne ho fatti tantissimi di comizi, però questa sera c'ho una strana emozione, stare su questo palco con una parte importantissima della mia vita, che è mia sorella. Però sono qui per un altro impegno. Nicola è riuscito a coinvolgerla, voglio dire a tuo vantaggio, che si è candidata già due volte, oltre ad essere stata la più votata in questa città, e ha anche rappresentato la fortuna di sindaci, sia il ritorno di Moscarella, sia l'ultimo sindaco che è stato eletto. Lei ha scelto la persona che vinceva. Credo che anche questa volta, se oggi è 2 senza 3, otterremo lo stesso risultato. Allora Nicola, che tanto state acclamando e che spero che la presenza vostra in questa piazza si tramuti in una ricchezza nelle urne, una ricchezza per Nicola, è un ragazzo che si mostra nella sua stazza, è ben messo,
è abbastanza robusto, ma stando vicino, frequentando Nicola, ci si rende conto che anche un cervello robusto. Non è assolutamente uno sprovveduto, è un navigato già, è uno che si è costruito facendo la gavetta nel partito, ma che a me mi ha stupito particolarmente quando prima ha resistito al diktat dei partiti, e dico dei partiti di centrodestra, che imponevano la scelta del candidato sindaco. Lui ha avuto la capacità di allontanarsi, di dire no e soprattutto di fare una scelta, quella di candidarsi. Quindi una rivoluzione, e appunto la rivoluzione di Ortanova. È difficile parlare in questa piazza perché i problemi, ho fatto il sindaco della mia città per 10 anni e ho cercato di andare sempre al di là del campanile, non ho mai fatto una politica della mia città ma una politica del territorio, perché caro Nicola, uniti si diventa forti, e lo dico con dati alla mano, perché quando si è sindaco e si ha la responsabilità di amministrare una città bisogna pensare al bene dei cittadini, e per pensare al bene dei cittadini bisogna studiare quotidianamente. E poiché Napoleone, altro splendido giovane, auguri a te per una brillante carriera, ha tirato in ballo il problema dei rifiuti, io vado con la mente al 2000, quando fu emanata una legge nazionale che demandò poi alle regioni la nuova legge sui rifiuti. Ebbene, le leggi vanno lette soprattutto quelle piccole parti, scritte piccoline, che sono le parti più importanti. Lì scoprì, leggendo appunto questa legge, studiando questa legge, scoprì che per esempio la costituzione dei consorzi, cioè dell'unione dei comuni, favoriva il tipo di tariffa, perché si parlava ormai di tariffa non più di tassa. E quindi proposi, facendo un consiglio, chi allora era consigliere comunale lo ricorda, qualcuno è presente in questa piazza, fra i vari comuni per la costituzione del consorzio. Questo consorzio ha fatto la sua strada, costituì una società di gestione, la SIA, che diventarono dei fari, non solo in Puglia ma nel sud Italia, tutti cercarono di imitare il nostro modello. La stessa regione Puglia, quando divise i comuni in compartimenti, inutile che vi dico i nomi tecnici, utilizzò quello che noi avevamo già utilizzato. E questa nostra società, la SIA, ha avuto la capacità, perché c'era la programmazione, ma soprattutto c'era la capacità di realizzare quello che si programmava, di essere l'unica società pubblica ad aver avuto approvato un'AIA, cioè tutte le autorizzazioni, per poter partecipare ai bandi, e abbiamo partecipato ai bandi con il finanziamento di ben 14 milioni di euro per la costruzione degli impianti per la raccolta differenziata. La raccolta differenziata costa tanto, costa tantissimo, però noi lungimirandi pensiamo agli impianti, non solo alla costruzione del sesto lotto che deve essere un lotto di soccorso, perché dovevano funzionare gli impianti di selezione, doveva funzionare soprattutto l'impianto del compost, cioè tutto l'umido che rappresenta il 70% dei rifiuti, doveva essere trasformato in concimo alimentante, in un umidificante, e quindi essere anche commercializzato. Soprattutto si ricavava tutta l'altra parte, il ferro, la plastica, il cartone, la carta, tutto ciò che poteva essere riutilizzato, e tutto quello che poi avanzava veniva biostabilizzato, cioè diventava una specie di terriccio che si poteva vendere per fare i sottofondi stradali, gli argini di fiumi e via dicendo. E quindi quella discarica era importante, perché questo materiale biostabilizzato, cioè questo terriccio, veniva depositato finché non veniva utilizzato. L'irresponsabilità di tutti i sindaci dei 9 comuni costituendo il consorzio, non solo del sindaco di Cerignola, di tutti i sindaci, ha fatto sì che si è spento questo faro,
Oggi la tariffa, che prima era la più bassa d'Italia, è diventata la più alta d'Italia e soprattutto non si ha la capacità di programmare un domani. È stato perso il finanziamento, abbiamo perso l'AIA a favore di privata, l'AIA che era pubblica, quindi un danno enorme. Io ritengo che questa responsabilità di chi amministra vada tenuta in considerazione, perché ogni errore che commette un sindaco significa mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Allora a te Nicola, uno dei primi impegni nella tua agenda, nei tuoi primi 100 giorni, quando questa città ti premierà, è quello di andare a rispolverare queste carte, di andare a pigliare quei progetti con gare già espletate, e non si capisce perché poi non c'è stato il seguito. O anzi, si capisce molto chiaramente perché qualcuno ha tentato di privatizzare una cosa costruita dal pubblico, dai comuni, per svenderlo ai privati. Perché voi sapete cosa c'è dietro al mondo dei rifiuti. Quotidiano, ogni giorno, basta aprire un giornale, basta aprire la TV, si sente parlare di arresti, e perché ci sono stati questi arresti? Perché purtroppo questa immondizia non viene trattata, viene sversata, creando dei grandi danni al nostro ambiente. Io ho visto il tuo programma elettorale, c'è molta attenzione all'ambiente, come c'è anche attenzione allo sviluppo della città di Ortanova. Bene, hai parlato di un PUG. Nel PUG una cosa devi prevedere. Io nel 2000-2005 credo di aver costruito a Cerignola una delle più grandi e più moderne zone industriali. Ma l'ho fatto perché? Perché tutto quello che la nostra agricoltura produce e produceva, purtroppo il valore aggiunto andava da altre parti, il pomodoro a Caserta, le verdure a Latina alla Findus, oppure in Emilia Romagna la frutta d'oro e via dicendo. Quindi questo valore aggiunto restava qui. Oggi andate nella zona industriale di Cerignola, vedete queste grosse imprese, hanno fatto tante assunzioni, il valore aggiunto è qui perché lavorano la nostra ortofrutta e poi hanno la capacità di commercializzarla. E poi feci una scelta giusta nel nuovo piano regolatore del comune di Cerignola. Tu hai parlato di PUG, uno strumento molto più snello, molto più agile, dove va previsto il cosiddetto chilometro zero. Io ho previsto, e vi invito a vedere le campagne di Cerignola, a favore dei nostri agricoltori, la trasformazione in loco, cioè facendo una piccola variante, una piccola regola scritta nel piano regolatore, chi produce può farsi l'opificio nel suo terreno agricolo per la trasformazione dei prodotti agroalimentari. E sono nate tante imprese a conduzione familiari e soprattutto c'è stata la continuità dell'agricoltura. Il padre che produce e il figlio con la mente più illuminata che trasforma e commercializza. Io non mi voglio allungare. Una cosa a me dispiace, dispiace anche per voi ortesi. La scelta del sindaco non si è visto mai da nessuna parte. In una competizione elettorale con 7 sindaci che non c'è stato un confronto tra i sindaci. Probabilmente qualcuno si è tirato indietro, probabilmente qualcuno ha paura del confronto. Però ho imparato a conoscere te Nicola, ti ho ascoltato, ti ho sentito, ti frequento e a differenza degli altri che parlano alla pancia, che fanno i populisti, che parlano dei libri dei sogni, tu hai la capacità di parlare al cuore. E quando si parla al cuore, ricordate che qualcosa viene scritto nelle persone, nel cuore di queste persone. E quando la mente deve fare la sua scelta, allora si ricorda di quell'emozione. Ed è l'augurio che faccio a te. Continua così. Continua a parlare con la gente, continua a fare i tuoi comizi, continua a fare incontri, vai casa per casa, esponi il tuo programma, ma esponilo con il modo elegante che hai fatto fino ad ora. E Nicola, ho capito un'altra cosa. Nicola chiede a questa città il potere, ma il potere non come sostantivo, non becero che vuole comandare, ma il potere nel senso più nobile del verbo,
poter amministrare questa città, poter servire questa città, poter drizzare la schiena a questa città piegata su se stessa. E allora dico che, caro Nicola, grazie a queste tue qualità, grazie anche al gruppo dei giovani che costituiscono le tue liste, con il tuo entusiasmo, con la tua capacità, con la tua voglia di fare, con la tua testardaggine, scriverai delle pagine importanti per la città di Ortanova. Viva Ortanova, viva Nicola Di Stasio Sindaco. Buonasera a tutti, sono contento perché è tradizione oramai da tanto tempo anche qui ad Ortanova di essere invitato, di venire perché mi spetta, perché c'è l'UDC insieme a Nicola, di venire a parlare a questa città. Guardate, quello che sto per dirvi, vorrei tanto che voi cittadini di Ortanova lo teneste bene in conto. Ma com'è possibile in una città avere 7 candidati sindaci e 18 liste contrapposte? Forse per democrazia, o invece per una reale voglia di dire basta a chi invece questa città l'ha divisa, questa città l'ha trasfusa di odio, di veleno. 18 liste, di cui solo 4 politiche, cioè la città fermenta da sotto e viene in piazza. Su queste cose un'amministrazione uscente deve venire a dare conto, perché dopo 5 anni di amministrazione, se un'amministrazione è fatta bene, una città si riunisce in se stesso, si mette insieme, lavora insieme. E invece qui ad Ortanova che succede? 18 liste, di cui solo 4 politiche e 14 civiche. Il cittadino che si ribella, ma a chi si ribella? Si ribella probabilmente a un modo vecchio, becero di fare politica, di cui questa città non ne ha più di bisogno. Io ti ho conosciuto, caro sindaco uscente, ti sono venuto pure a fare dei comizi, ma come si fa a tradire? Perché la città di Ortanova, sono 5 anni che aspetto di venirtelo a dire, hai tradito 5 anni fa, quando tu vieni eletto con l'UDC e dopo alcuni mesi scarichi quel partito che ti ha recuperato alla politica e recuperi in ruoli importanti, facendolo anche partecipare a riunioni importanti, a personaggi che in quella campagna elettorale tu davi come vecchio, come stantio, come oramai consumato, e davi il prestigio delle cariche più alte in consiglio comunale. Come si fa ad avere fiducia di un sindaco che cambia ripetutamente gli assessori e si tiene solo quelli che evidentemente fanno più comodo ad un vecchio modo di fare politica?
su queste basi voi cittadini di questa città dovete riflettere in questi tre giorni, o dentro o fuori. Il nuovo è questo, il nuovo passa dal vostro cuore e dalla vostra mente, perché Ortanova ha il diritto di cambiare. Ed ecco perché c'è bisogno di una novità assoluta, e Nicola rappresenta tutto questo. Ma come si fa, caro sindaco uscente, a spaccare un'intera comunità? E sei riuscito anche a spaccare una coalizione, tant'è che l'UDC di centrodestra, tant'è che l'UDC sta di qua, la Lega sta di là e lui sta dall'altra parte, con quelle liste a cui lui ha offerto chissà quali, come dire, condizioni di favore rispetto alla politica del futuro. Tanto ti conosciamo, la politica è così vertiginosa, così, come dire, è vento per te, che debbono sapere sia Forza Italia che Fratelli d'Italia che probabilmente, caro sindaco, ti potremo trovare da qui a qualche mese in qualche altra formazione politica. Bravo. Su queste basi credo che questa città abbia diritto di qualcosa di diverso, di persone diverse. Ecco perché sì, vengo a parlare con una certa, che devo dire, mi sento, come dire, appagato questa sera. Ha avuto anche rabbia, sì, ha avuto anche l'onore quel sindaco là di avere i ministri in campagna elettorale scorso e mettere alla porta qualche mese dopo l'UDC e tanti altri che magari non la pensavano, in maniera, tenendosi stretti i soliti noti. E la città li ha conosciuti questi personaggi. Allora qui è la gente di Ortanova che deve essere intelligente a capire dove c'è la possibilità di cambiare realmente. Questo vi sono venuto a dire qui ad Ortanova. Noi fidiamo molto in Nicola, ci crediamo perché, come dire, con questa sua forte voglia di fare, è anche una scommessa vostra. È come dire, giochiamoci una partita diversa, tentiamo qualcosa di diverso, mettiamoci in gioco, giochiamoci la partita della novità. E questo lo potete fare voi, solo voi cittadini di Ortanova. Questo ve lo vengo a dire perché la politica è una cosa seria, e chi tradisce, tradisce anche nell'amministrare la propria città. Se uno tradisce una coalizione, se uno tradisce un partito alleato, se uno tradisce consiglieri comunali amici, gli elettori sono per questi signori una cosa che si può fare con una naturalezza tale, e poi si vengono a riproporre. Ma amici di Ortanova, vi dico, alzate la testa, alzate, come dire, la schiena, e fatelo con una determinazione tale, perché si può votare, lo sapete, scegliendo anche il sindaco. Sì, scegliendo anche il sindaco. Perché se vi piace un partito fatelo pure, ma se un sindaco non vi piace potete sceglierlo dall'altra parte. Qui c'è Nicola che vi dà un'occasione incredibile, una occasione mai vista per questa città.
E allora io vado alla conclusione dicendovi pure che domenica si vota per l'Europa. Nicola, aggiungo anche questa cosa. Guardate, noi siamo convinti che l'Europa sia una grande cosa. Non fosse altro che l'Europa ci ha dato 70 anni, come dire, di pace. Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono passati 70 anni senza che il nostro continente subisse più l'umiliazione di avere una guerra. Così come sono convinto che i cittadini in queste ore debbano essere attenti, stare attenti, di votare bene. Guardate quello che sta succedendo a livello nazionale, che due governi diversi, quello che dicono il governo del contratto, ma a tutti gli effetti sono due governi diversi. Uno dice bianco, l'altro dice nero, l'altro dice verde, l'altro dice giallo. Tutto il contrario di tutto. Io vi vengo a dire una cosa, che non è più possibile fare la politica della cattiveria. Guardate che è successo, ma si ammazzano fra di loro, si ammazzano fra di loro. 5 Stelle si accorge che il reddito di cittadinanza è un fallimento. E allora che cosa fa? Riscopre che cosa? Quello che è stato una loro, come dire, fortuna, quella di ammazzare gli avversari con il discorso, vi ricordate, onestà, onestà. E allora io, per me l'onestà è la stella cometa della mia vita, mia, perché a me la Democrazia Cristiana mi ha insegnato a essere onesto, a me, figlio di Democratico Cristiano. È chiaro che ci sono anche delle deviazioni, però mi chiedo, ma come è possibile per un leader come Di Maio, un leader come Di Maio, parlare di onestà e questa volta alza la voce contro la Lega, quando proprio in casa sua c'è chi all'interno di una piccola impresa, che è quella impresa familiare di Di Maio, c'è l'operaio, 3 operai che lavorano in nero, sottosalariati, occupatori abusivi di un'area fatta a discarica, una casa abusiva e un debito con lo Stato di oltre 260.000 euro. Ebbene, è bastato solo, ed ecco perché poi la politica in queste ore soffre, la verità. Ci mancava solo che il papà di Di Maio diventasse come la Madonna di Montevergini, la Madonna di Pompei, la facessero santo. Cioè lì è l'esempio vivente di come la politica è ipocrita, di come in questo momento l'Italia ha una verità virtuale in cui si fa vedere al cittadino quello che il cittadino vorrebbe vedere, ma la realtà è totalmente diversa. Così come gli amici della Lega, io non so se ci sono degli insegnanti qui, ma il vero pensiero della Lega è quello offerto qualche mese fa dal ministro della pubblica istruzione, quando ho parlato della scuola del sud come una scuola che deve imparare, deve lavorare di più. Ci sono delle persone che non sanno, e questo signore non sa che sono stati proprio i nostri laureati, i nostri giovani, che non hanno avuto fortuna qui sotto,
ad andare ad educare i ragazzi del nord, le famiglie del nord, perché al nord, diversamente da noi, i ragazzi a 18 anni li mandavano in industria, e invece i nostri genitori, quelle persone schifate dal ministro, stavano a carico delle famiglie, che le istruivano all'università, che li facevano diventare persone come laureate, per mandare poi la sfortuna di essere mandati al nord. E concludo, Nicola, io ti auguro ogni bene. Ho fatto per ben due volte il sindaco della mia città e so quanto è faticoso il lavoro di sindaco. Io ti auguro ogni bene possibile, ti auguro che questa città capisca realmente dove iniziano le cose serie e le cose poco serie, e io credo che per questa città tu sei una occasione non solo seria, ma sei una occasione realmente incredibile. E allora io dico a questa città: alzate i cuori, non c'è più tempo da perdere, non c'è più tempo da perdere. Il nuovo è qui, il nuovo è Nicola Di Stasio, che sono certo, insieme a questa coalizione, che è una coalizione politica, attento, perché l'UDC offre a Nicola lo scudo di dirgli: tu sei una coalizione perché hai un partito, lo scudo crociato, che è la grande tradizione della Repubblica Italiana, lo scudo crociato di De Gasperi, degli uomini grandi di questa nazione. E dico a te: non avere timori, questa gente nel chiuso dell'urna sapranno distinguere fra il bene e il male, e va sicuro che in questa sorta di distinzione c'è il futuro dei vostri figli, il futuro dei vostri figli, non di chi lavora solo per se stesso. E Nicola Di Stasio è questa situazione che io vi ho detto, un uomo nuovo, totalmente nuovo, che si pone a disposizione vostra. È un'occasione unica e rara. Ti auguro ogni bene, perché tra le altre cose io sono certo, avendoti ascoltato anche qualche volta nel privato, che sei una persona anche in maniera, come dire, interna, una persona con una moralità incredibile. E credo che alla politica avere un uomo moralmente alto fa solo piacere e può creare le condizioni dello sviluppo di questa città. Grazie. Grazie. È difficile riprendere il discorso dopo finalmente discorsi politici in questa piazza, visto e considerato che stiamo assistendo a sceneggiate napoletane. Io mi rendo conto che, caro Angelo, cara Rosangela, caro Napoleone, ci vuole essere il riscatto della società civile nella politica, ma qui stiamo veramente assistendo al ridicolo, dove la politica non esiste più e rivendicano una politica che non c'è. Stiamo assistendo a persone che vengono su questi palchi a dire che chi ha il simbolo rosso è comunista nel 2019, chi ha il simbolo nero è fascista. Dove volete andare? Dove volete andare? Io ribadisco che siete stati uno sbaglio per la nostra comunità. Vergogna, vergogna, vergogna! Ragazzi, qui c'è da piangere, non c'è da ridere. Stiamo assistendo, caro Angelo, a una serie di inaugurazioni continue.
Tra poco qualcuno comprerà un paio di scarpe nuove, qualcuno si metterà la fascia, qualcuno con il paliotto in mano, e andremo a fare i giretti sulle macchinine per inaugurare le scarpe nuove che compriamo il giovedì al mercato. E vi do una risposta. Sei uscito dai partiti? Ho avuto il coraggio di uscire dai partiti perché non piego la mia testa a nessuno. Né tantomeno è mia consuetudine, cari signori, sotto il palco, più in fondo, a chi ci osserva e ci vede, a chi fa finta che non c'è. Non è mia consuetudine fare campagne elettorali con voti di scambio, con minacce e con la vergogna. Animali, animali, animali! Fareste bene a consegnare le targhe e a ritirarvi in buona pace, a fare quello che facevate prima, se lo sapete fare. Vengono persone a dire qui: lasciate fare a chi ha imparato ad amministrare. E Manu, meno male, ho sentito persone che non hanno mai fatto neanche un giorno di consiglio comunale quando abbiamo avuto l'opportunità di sentirle. Poi c'è qualcun altro che vuole fare evidentemente pubblico amministratore in videoconferenza, ce lo spiegherà come intenderà parlare in pubblico e come ci vorrà spiegare cosa vorrà fare da grande. Perché dire il nome e cognome, dire quanti figli si hanno e cosa si fa nella vita, alla politica interessa davvero poco. Iniziamo a parlare in piazza. Se non abbiamo queste capacità, voglio, non buttiamo fisine già ort. È inutile che andiamo, come si suol dire, fregandoci di gentilezza, scusate il termine, ma io sono molto nudo e crudo quando parlo. Ortanova è in una situazione catastrofica, caro Angelo. Non è solo l'immondizia il problema. Il problema è tutto, il problema è che in comune c'è l'odio, nella politica regna l'odio, e queste persone che hanno portato l'odio devono andare a casa. Andate a casa, è inutile che continuate a cercare di arrancarvi nel vuoto. C'è stato un periodo per voi in cui a Ortanova sono cambiati gli scenari politici, poi per una questione di giochi numerici qualcuno ha avuto l'opportunità di governare il paese, l'ha fatto male, la risposta sono stati 7 candidati sindaci e 18 liste. Qualcuno pensa che mettersi i partiti politici come i frisi sul petto porti voti alle comunali, non c'è discorso più sbagliato. E ci vengono a raccontare che hanno fatto bene. Abbiamo, caro Napoleone, tu conosci bene la legge del dopo di noi, il finanziamento dei centri sociali per il dopo di noi. Ortanova voi ce l'avete finanziato. Lo hanno saccheggiato e abbandonato, finanziamenti regionali, da denuncia alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. Un asilo nido, abbandonato, incendiato. Servizi già pagati da voi contribuenti, dalla Regione Puglia, sottratti alla collettività. Ma dove volete c'è? Cosa volete fare da grandi? Di cosa ci venite a parlare? Fatevi gli ultimi giri alle inaugurazioni, sulle macchinine, ma fateveli giri, è giusto che ve li facciate, avete prodotto quello. Siete il nulla. Per non parlare di come si è caduti sul personale, perché non c'è spessore politico, non c'è maturità.
E allora quando non si riesce a fare una politica seria, io quando vedo l'operato di alcune persone nell'ultimo periodo, sapete chi mi ricorda, per dirlo in termini letterari? Il legnaiuol che veglia del sabato del villaggio di Leopardi. Vi faccio pure una bella citazione, visto che almeno solleviamo un po' il livello dei nostri comizi. Dopo che ha festeggiato tutto il sabato, è andato con la donzelletta, cosa fa? La domenica notte, perché il lunedì si deve consegnare l'opera, s'affretta e s'adopra di fornir l'opera anzi il chiaror dell'alba. La stessa cosa si sta facendo qui. Dopo che per 5 anni siamo rimasti in ozioso belaggio, per dirla alla Leopardi sempre, cosa facciamo? Ci ricordiamo che abbiamo da fare le inaugurazioni. E vi ricordo che la delibera per l'intitolazione dell'RSSA è arrivata dopo la cerimonia di inaugurazione. La farsa. Andatevi a vedere quando è stata pubblicata, non quando l'hanno fatta, perché ha validità la pubblicazione di un atto. Prima si inaugura, si intitola e poi si fa la delibera per l'intitolazione. E allora, signori, non perdiamo tempo. Io mi auguro che in questi 2 giorni possiamo sentire, chissà qualcuno in calcio d'angolo si possa salvare, venire a raccontarci storie buone, qualcuno che inizi a raccontarcele, visto che da un buon cantante non mi ricordo neanche il timbro della voce, e iniziamo a scrivere una pagina di storia politico-amministrativa nuova per la nostra città. Io sono qui perché ho voglia di cambiare questo paese con la mia squadra. Ritengo di aver fatto un po' di gavetta che a qualcuno forse è mancata. Ho una grande voglia di salire su questo comune, non a comandare, come dice qualcuno vergognosamente. A comandare si va col trattore in tangenziale. Noi andiamo a governare il comune! Andiamo a governare il comune! Non gente che appella il proprio candidato sindaco, questo, un mamma mia! La vergogna, ma anche il rispetto alla base tra il proprio leader e i rappresentanti, e la dice lunga su come è stata condotta la macchina amministrativa e politica per 5 anni, vergognosi anni. Allora, noi abbiamo voglia di cambiare questo paese. Io vi sto chiedendo una rivoluzione, vi sto chiedendo il voto come candidato sindaco, vi chiedo di sostenere la mia coalizione. E ritengo che solo insieme possiamo cambiare questo paese. Viva Ortanova, viva la rivoluzione, viva gli ortesi liberi! Hai voglia di imparare a cantare o suonare? L'associazione musicale Music Art offre a tutti i suoi soci i seguenti corsi: canto moderno, pianoforte, chitarra, basso elettrico, batteria, violino, contrabbasso, hard disk recording, flauto, clarinetto, sassofono, tromba e trombone, teoria e solfeggio, armonia, computer music e musica d'insieme, propedeutica musicale da 3 a 6 anni. Iscrizioni gratis fino al 30 settembre per bambini di scuola elementare e media.